Abatolato con la partecipazione dei familiari delle vittime della statale ionica 106, del vescovo Monsignor Vincenzo Bertolone, del sindaco di Abatolato Gerardo Mannello, dei sindaci del comprensorio, del vicepresidente della provincia Marziale Battaglia, Fabio Pugliese, presidente di Basta Vittime sulla 106, di Guerino Nistico, associazione Danilo Lentini, degli studenti dell'istituto comprensivo accompagnati dalla preside Lucia Scuteri, è stato installato l'albero della vita. Un monumento donato al comune di Badolato dell'associazione Basta Vittime sulla statale ionica 106. Ideatore del monumento, Cataldo Fornaro, ha illustrato il significato del monumento stesso. Diciamo che quando Fabio Pugliese, l'ingegnere, mi ha chiamato per realizzare questo monumento, non si sapeva nemmeno che era un albero. Da lì si è partito, sono partito con la memoria di tutte queste vittime e quindi nelle foglie mi sono immedesimato nella vita. Quindi se voi notate le foglie sono a spigoli, quindi questi spigoli rappresentano quelli che sono gli alti e i bassi della nostra vita, le gioie, i dolori. Le foglie sovrapposte tra di loro rappresentano non la singola vita deceduta, ma gruppi di famiglie, gruppi di amici che muoiono sulla 106. E poi ci sta la linea della vita. La linea della vita è quella che attraversa le foglie, sradicandole dal tronco, dove il tronco è rappresentato da noi, quindi le vite che vengono tolte a noi.